Un benvenuto a tutti. Oggi desidero parlarvi della respirazione circolare. Che cos'è la respirazione circolare? È una metodologia che oltre ad accomunare diverse discipline quali soprattutto lo yoga ed il Pilates, caratterizza diverse categorie di persone. In primis gli atleti, posso andare a pensare agli atleti di fondo, di mezzo fondo, atletica leggera, oppure ai praticanti di arti marziali, in specifico l'MMA, i praticanti di MMA, che per ovvi motivi sono costretti a cambiare sulla base della loro tattica, appunto, anche il loro modo di respirare ed esprimere la loro energia in tal modo. Bene, altre categorie interessate a questo tipo di respirazione sono quelle professionistiche, mi riferisco ai giornalisti, ai musicisti che suonano strumenti a fiato, agli oratori e a tante altre categorie di persone. Innanzitutto, prima di passare all'atto pratico, a vedere come appunto applicare l'esercizio stesso, alcune precisazioni. Tutti noi sappiamo che la biomeccanica del respiro è univoca e a senso unico. Cosa voglio dire? O inspiriamo oppure espiriamo. Non è possibile, apparentemente, fare tutte e due le cose contemporaneamente. O si inspira, si mette dentro l'aria, oppure si butta fuori l'aria. Bene, questo esercizio ha lo scopo di contrastare, di contraddire questa regola. Prima di iniziare l'esercizio, ci muniamo di un bicchiere d'acqua e di una cannuccia. È il modo più semplice, a mio avviso, per comunicarvi come eseguire questa tecnica, apparentemente semplice. Il concetto che sta alla base a quello che eseguirò adesso è un po' simile a una cornamusa che, pur non insufflata dentro dal suo suonatore, ma compressa, continua a emettere il suono. Vi consiglio di concentrarvi sulla parte facciale della bocca e delle guance e assumere questo modo buffo di espellere l'aria. Benissimo, detto questo, passiamo alla componente tecnica. Qui si tratta, tra virgolette, semplicemente di espellere l'aria mentre inspiriamo, ma vediamolo. Potrei continuare all'infinito. Esercitatevi con regolarità e senza spazientirvi. I risultati li vedrete, anche se gli inizi saranno un po' difficoltosi. Comunque sono qui a disposizione, fatemi sapere. Buona giornata a tutti, ciao.